Eccoci, eccoci tornati, un caro saluto a tutti voi che siete a casa, siamo contenti di rivedervi, di rivederci e continuiamo come sempre tutti i giorni a seguire l'attività di Papa Francesco, anche se diciamo il piatto forte di oggi lo lasciamo al telegiornale perché l'incontro con il presidente iraniano è una cosa che poi il nostro TG nelle 18.30 affronterà con ampiezza come merita. Noi, come spesso facciamo al martedì, invece ci dedichiamo a una cosa importante che ha fatto Papa Francesco, che ha scritto all'inizio del suo pontificato, l'Evangelii Gaudium. Lo facciamo con il Vescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, benvenuto. Grazie di essere qui con noi. L'Evangelii Gaudium che cos'è? Lo dico io al volo, poi lascio la parola al Vescovo. In termini tecnici è un'esortazione apostolica, cioè un documento importante che scrive un Papa, un po' come un'enciclica, forse un po' meno dal punto di vista dottrinale, ma non perdiamoci in queste disquisizioni. In realtà potremmo dire che è il manifesto di quello che Francesco pensa, cioè come vede la vita, come vede il mondo, come vede la fede. Ecco, lì lo ha scritto, l'ha condensato in questo libretto che io invito a leggere. E siccome lui il 10 novembre scorso, parlando alla Chiesa italiana, ha riconsegnato a tutti noi, alla Chiesa italiana, l'Evangelii Gaudium dicendo leggetela perché lì trovate un po' quello che io penso e come la vedo, noi in questi mesi stiamo chiedendo ai vescovi italiani, che sono disponibili a farlo, di fare una conversazione proprio sull'Evangelii Gaudium. E oggi lo facciamo con il Vescovo dell'Aquila, che tra l'altro è un Vescovo, prima mi diceva, prima che iniziasse la diretta, è un Vescovo nomade perché ancora la cattedrale non è agibile, giusto? Certo. Vescovo? Quindi devo celebrare nelle varie festività spostandomi in diverse chiese. A questo è un aspetto di limite ma anche di vantaggio perché si incontra la gente sul posto. Certo. In attesa che poi torni a girare la cattedrale, che la cattedrale venga ricostruita, sperando che sia un evento che possa realizzarsi sulle corte distanze. Bene, lo speriamo tutti perché vogliamo tutti bene all'Aquila, ovviamente. Cominciamo allora a leggere una parte, dei brevi passaggi dell'Evangelii Gaudium che ci ha suggerito il Vescovo Giuseppe. Lo facciamo nell'interpretazione, nella rilettura di Francesco Esposito. Vediamo. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere, che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro che anche in mezzo a grandi impegni professionali hanno saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell'amore sempre più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Ho
Oggi, in questo andate di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa e tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Don't spy, don't lie, don't try, don't gravitate, experience, don't regret. Allora, Vescovo Giuseppe, mi pare, se non ho capito male, due parole chiave che abbiamo sentito dalla Evangelii Gaudium di Francesco: gioia e poi chiesa in uscita. Come mai ha scelto questi passaggi dell'Evangelii Gaudium? Perché noi viviamo in una cultura che vive una ossessione di ricerche di gratificazione, scambiando erroneamente il piacere con la gioia. Il piacere è un desiderio gratificato. La gioia nasce invece dal bene fatto. Il piacere, anche nelle sue forme positive, è effimero, ha bisogno di essere riproposto e spesso va verso forme maggiorate di dosaggio. La gioia vive una pace che consente di affrontare con la luce del Vangelo e con amore tutte le situazioni. La pace si misura dal fatto di poter essere in sintonia con Dio, con se stessi e con gli altri, sempre, qualunque cosa accada. C'è un altro aspetto importante. Se noi andassimo per le strade e trovassimo delle persone scontente e chiedessimo: perché hai questo disagio dentro di te? Io sono certo che la stragrande maggioranza delle risposte si orienterebbe nell'indicare la causa fuori, in altri o in eventi che hanno colpito la storia di quella persona. In realtà il malessere lo coviamo dentro. Nasce da atteggiamenti sbagliati che abbiamo impostato e messo in atto. Siccome noi siamo creati immagini di Dio, siamo fatti per ricevere amore, per viverlo e per donarlo. Se questo dinamismo si indebolisce o si interrompe, noi dentro viviamo un conflitto con noi stessi. È per questo che Papa Francesco insiste tanto sul cuore? Praticamente tutti i giorni a Santa Marta parla di cuore. Certo. Il cuore chiuso, il cuore aperto. Certo, perché se uno sta bene diventa una benedizione per gli altri, perché ognuno esporta quello che ha dentro. Ma se uno sta male, soffre e fa soffrire e imputa sempre agli altri la colpa di quella condizione di frustrazione che avverte dentro di sé. Allora, se vogliamo imparare a vivere serenamente e nella gioia, dobbiamo stare a quello che il Papa ci indica, cioè una via di conversione che ci consente di andare verso l'altro in un atteggiamento evangelico, cioè di apertura e di benevolenza. Continuiamo a riflettere su queste cose che ci sta dicendo il Vescovo Giuseppe, perché credo che siano fondamentali. Proprio Evangelii Gaudium, uno dice lo stesso titolo di questo documento, il Vangelo della gioia. Continuiamo allora ad ascoltare quello che Papa Francesco ha detto a proposito della gioia, proprio riferita ai pastori, proprio il 10 novembre scorso, quando intervenne a Firenze di fronte alla Chiesa italiana. Ascoltiamo. Ai vescovi chiedo di essere pastori, non di più, pastori. Sia questa la vostra gioia. Sono pastore. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi.
Di recente ho letto su un giornale di un vescovo che raccontava che era in metro all'ora di punta e c'era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la mano per reggersi. Spinto a destra e sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. E così ho pensato che oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo è la sua gente. Insomma, anche il pastore è chiamato a fare esperienza di gioia, anzi, però è un'esperienza che si fa, mi pare, insieme con il popolo, o sbaglio? Certo, perché la gioia non può nascere mai al singolare. Io non posso produrre in me stesso gioia in un circuito autoreferenziale. La gioia nasce da una capacità di mettersi in rapporto con l'altro nel segno dell'amore, ricevuto e donato. Quindi io ho bisogno del tu per diventare me stesso e io posso spendermi per l'altro per aiutarlo a realizzarsi secondo il disegno di Dio. La gioia nasce da questo bene condiviso. La gioia è un sentimento che può essere coniugato solo al plurale nel segno del Vangelo. E No, prego. Sì, e direi che ci sono due segnali che ci aiutano a capire in che misura noi abbiamo incontrato il Signore Gesù, il crocifisso risorto, e il Vangelo ha trovato ospitalità nella nostra mente e nel nostro cuore. La prima dimensione è la capacità di volere bene all'altro. Non è ovvio. Io spesso ripeto che il bene bisogna farlo bene, perché il bene fatto male è male. Quindi amare non significa soltanto avere l'intenzione di incontrare l'altro e di portargli vantaggio, significa anche capire come muoversi, quando intervenire e in quali forme. Dunque È una questione anche di sensibilità, insomma, è un'impresa, mi pare di capire. Che mobilita tutte le nostre risorse. Il secondo aspetto è come viviamo i problemi. La difficoltà ci sfida e mette in evidenza il grado di maturità cristiana. Quindi io direi, dimmi cosa fai, come ti comporti quando stai nei guai e ti dirò chi sei da un punto di vista evangelico. Sì, io ero un po', la stavo interrompendo perché ero un po' impaziente, ma come spesso succede poi lei mi ha anticipato, perché credo che questo sia un po' il nocciolo della questione, cioè che spesso i credenti, i cattolici, i preti e anche i battezzati parlano tanto di gioia ma non hanno facce gioiose, cioè invocano, proclamano una gioia che non si legge sulle loro facce. Mi viene in mente quello che diceva Benigni quando ha presentato il libro del Papa 2 settimane fa: diffidate dalle persone infelici, da quelli che hanno sempre la faccia scura e cupa e poi magari a parole proclamano la felicità, la gioia. È un po' questo il rischio. Certo, e direi la gioia ha questa caratteristica, lo accennavo prima, è permanente. Quindi la gioia riesce a illuminare la nostra esistenza e a trasmettersi nei rapporti interpersonali qualunque cosa accada, anche nelle avversità, perché il Vangelo non ci ha detto che noi siamo esentati dalle questioni che ci fanno soffrire. Gesù non ci ha promesso una sorta di assicurazione contro gli incidenti esistenziali, ma ci ha detto che anche dentro le situazioni che noi non vorremmo mai aver incontrato, anche lì possiamo essere persone libere. Dunque, una pienezza non solo nonostante i problemi, ma dentro i problemi, dentro ce li rendiamo amore.
A proposito di incidenti esistenziali, mi piace molto questa espressione, ci torniamo tra un attimo dopo la pubblicità, perché torniamo a riflettere proprio su quello che ci ha detto il Papa a Firenze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Eccoci di nuovo qua tutti insieme sul metro, vescovo, popolo, a sostenerci a vicenda e a fare questa esperienza di gioia che appunto è tutto tranne che astratta e quindi è sudata, è sofferta. E continuiamo a riflettere insieme sull'Evangelii Gaudium con il vescovo Giuseppe Petrocchi dell'Aquila, riprendendo un altro passaggio del discorso di Papa Francesco, del vescovo di Roma, alla Chiesa italiana, su un altro aspetto fondamentale, questo dinamismo, questa Chiesa in uscita. Sentiamo. L'umanità del cristiano è sempre in uscita di se stesso. Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di se stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per favore, di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli. L'ho detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Insomma, diciamo di essere credenti, ma mi pare che siamo tutti un po' cultori di questo Dio narciso, di questo narcisismo che Papa richiamava anche in questo passaggio di cui si parlava anche prima, questo narcisismo che è il vero nemico, mi pare, della gioia. Ma quando ne usciamo? Come facciamo a uscirne? Come facciamo a fare questa esperienza di Chiesa sporca, lacera, sanguinante? Occorre recuperare sempre di più e sempre meglio la dimensione cattolica che plasma la nostra identità e la nostra missione. Cattolico vuol dire universale. Quindi nessuno di noi può avere un cuore percorso da frontiere. Nessuno può permettersi atteggiamenti di escludenza, proprio perché riconosciamo in ogni altro non solo un nostro simile, ma un nostro fratello, perché Dio, Padre, rende ciascuno di noi prossimo all'altro. Siamo imparentati perché abbiamo lo stesso padre che è nei cieli. Racconta un fatto che per me fu importante nella sua dimensione rappresentativa, anche se semplice. Avevo spiegato a un gruppo di bambini che si preparavano alla prima comunione che cosa vuol dire appunto essere cattolici, quindi essere capaci di accoglienza, essere capaci di dare ospitalità a tutti, essere pronti a riconoscere in ciascuno un disegno di Dio che bisogna aiutare a mettere in campo e a realizzare. Una bambina, dopo questa spiegazione, siccome chiedevo di mettere giù o un disegno o qualche frase per riassumere quello che era stato detto, mi porta una pagina piegata in due.
nella parte superiore c'era un grande mondo verde con dentro un piccolo cuore rosso, e c'era scritto vicino: questa ero io prima della lezione di catechismo, alla lettera. Sotto aveva fatto un grande cuore rosso che ospitava un mondo verde e diceva: questa sono io oggi. Quindi voleva dire che non basta avere il cuore nel mondo, bisogna avere il mondo nel cuore. Tutti, ecco perché la Chiesa in uscita è una Chiesa che rischia, è una Chiesa che fa esodo da sé, ma è una Chiesa che si arricchisce perché ogni incontro con l'altro diventa un modo per entrare in un rapporto più profondo con Dio, ma anche con noi stessi. Quindi uscire, Chiesa in uscita, non significa che dobbiamo conquistare più spazi, marcare di più il territorio. Significa che esprimiamo ciò che siamo. Quindi, proprio perché portiamo dentro l'amore che Gesù ha acceso nel nostro cuore, non possiamo non rivolgersi all'altro chiamandolo fratello. Il che non è retorica, significa atteggiamento molto concreto. Può significare correzione, può significare richiamo, ma in ogni modo e in ogni contesto deve diventare benevolenza, cioè cercare ciò che consente all'altro di realizzare il disegno di Dio su di lui. Chiediamo che sia così per la Chiesa italiana, che si liberi dal groviglio di ossessioni che magari ci sono ancora e che ne appesantiscano il cammino, e che invece sia disposta appunto a prendersi anche qualche rischio, qualche incidente, anche a ferirsi, ma proprio per uscire incontro all'altro. Lo chiediamo, si chiede appunto andando a Lourdes con il rosario, visto che questo è il momento della preghiera, e noi ci vediamo domani, come sempre. Grazie, Vescovo Giuseppe. Grazie. La Vergine Maria, madre degli evangelizzatori, ci aiuti a sentire fortemente la fame e la sete del Vangelo che è nel mondo, specialmente nel cuore e nella carne dei poveri, e ottenga a ognuno di noi e ad ogni comunità cristiana di testimoniare concretamente la misericordia, la grande misericordia che Cristo ci ha donato.